Che bello essere su Link for Universe, ragazzi. È un'emozione che non pensavo che avrei provato. Che E bello. invece, eccoti qui. Tra l'altro, per un'occasione speciale, lo dico anche a tutti quelli che si sono uniti ora di recente. Vi ricordo che oggi stiamo raccogliendo fondi e aiutando il CESVI che stava per mettendo da parte soldi per la campagna di sostegno agli ospedali in difficoltà per l'epidemia e coronavirus. Per cui se potete, sotto trovate tutte le informazioni per donare per anche il GoFundMe. Hanno bisogno di attrezzatura, hanno bisogno di supporto medico e tutto questo sarà concretamente possibile ancora di più se riusciamo a unirci insieme e donare. Quindi se potete andate sotto e donate qualcosa. Benissimo, bellissima idea. Che poi è bello perché io ti seguo da anni, Adrian, e mi ricordo quando hai fatto la live di 24 ore. Se non sbaglio, era per il terremoto. Sì, era appunto, in quel caso era sì, per aiuto per le zone, dopo era a Amatrice, non mi ricordo in che anno, forse era 2017-2018 quando ci fu il terremoto, però sì, e era la seconda che avevo fatto, la prima fu per la giornata della notte dei ricercatori, Ma sì. facesti 24 ore? L'avevo fatto 24 ore, la prima per la notte dei ricercatori era per sostegno per la difficoltà dei ricercatori perché erano stati cancellati un sacco di contratti e quindi i Ah, ok. ricercatori non avevano più alcuna sicurezza di poter lavorare. E è bello vivere in un futuro in cui tutto questo è cambiato e i ricercatori ora in Italia sono sostenuti da tutti, hanno contratti a vita. Sto scherzando, però No, però dai, ottima idea, spero anch'io prima o poi di riuscire a fare una raccolta fondi per qualche progetto. È un bel modo per essere utili, no? Per sfruttare anche un po' questa nostra Sì, visibilità che sì, sì. abbiamo. Guarda, tra l'altro, visto che sei il primo ospite, chiedono chi sei in particolare e di cosa ti occupi. Quindi presentati, Ah, faccio meglio ti velocissimo, conto. mi chiamo Giacomo, da un anno e mezzo ho avviato anche io un canale YouTube come Adrian, malgrado io sia partito molto dopo e sia quindi molto più piccolo. Parlo di biologia, evoluzione, qui su YouTube, facendolo con praticamente un video a settimana o due. Non sono ancora riuscito a fare un video al giorno come te, perché non so come tu faccia, è pazzesco. E basta, faccio questo. Il mio canale si chiama Entropy for Life, da notare che è palesemente una copia di Link for Universe, cioè tipo come struttura del nome, e basta. È un'emozione, è un'esperienza bellissima perché appunto sono partito da appunto un anno e mezzo, eppure ormai a tutti gli effetti sta diventando la mia professione ed è una cosa, cioè, pazzesca. Cioè, non so te, ma io esattamente stanotte ho raggiunto i 50.000 iscritti Dai, e congratulazioni! infatti devo trovare dei modi fighi per festeggiare, ma pensarci è pazzesco, cioè in un anno e mezzo 50.000 iscritti è davvero pazzesco. Tu invece, Adrian, cosa fai? Nella vita, bah, guarda, mi occupo. In realtà, sai che a Dai, volte me lo chiedo raccontaci una cosa anch'io. che non sappiamo, cioè tipo una cosa magari, no, non dico troppo privata, ma quasi. Ah, oddio. Aspetta, ero io che dovevo intervistare te. Stai rubando. Una cosa che non sapevo. Sai che non so ballare? Non sai neanche Per niente. io, che No, ho bello! fatto. Ma ho fatto un'altra cosa che magari molti non sanno: è che ho fatto anche un musical in cui Ah. ballavo e cantavo. Però è diverso perché in quel caso dovevo fare. C'erano delle coreografie prefissate, per Ma cui c'erano c'è proprio il video delle. di questa cosa, perché io sarei disposto a pagare per averlo. C'è un Blu-ray che ho io, non sono riuscito a comprare tutte le copie, ma le comprerò prima o poi. Fai un giveaway Sì, prossima volta faccio una raccolta fondi per donazione e le faccio direttamente mettendo all'asta il Blu-ray di me del musical con me. Comunque, vai, a parte questo, volevo chiederti delle cose che mi hanno chiesto prima, quindi ora rigiro a te direttamente le Certo, domande. va bene. Perché parlavano dell'inizio dell'epidemia e dicevano che gira voce che sia colpa del fatto che si mangiano pipistrelli. Sì, in realtà non lo sappiamo ancora, nel senso che adesso faccio una piccola introduzione su questo discorso perché è super interessante. Negli ultimi decenni, in particolare negli ultimi 20-30 anni, abbiamo avuto svariati salti di specie da varie specie diverse, ok? E molti dei quali in qualche modo hanno a che fare con i pipistrelli.
perché l'Ebola ha come si dice serbatoio in natura i pipistrelli. La SARS, l'attuale virus e il MERS, quindi che sono imparentati tra loro, hanno i pipistrelli. E anche altri virus che hanno abbastanza preoccupato l'umanità negli ultimi 30 anni, tipo il Nipah virus o l'Edra in Australia. Ora, i pipistrelli sono, sappiamo ormai, dei serbatoi belli grossi, belli cazzuti per tantissimi motivi, perché alla fine sono molto numerosi, perché volano. Quindi voi immaginate, basta che un pipistrello si ammali e riesce a trasmettere il virus a praticamente intere popolazioni in aree gigantesche. E quindi noi sappiamo che di per sé i pipistrelli non sono un ottimo, sono degli animali a cui stare un po' distanti. Detto questo, però, nella maggior parte dei casi non sono direttamente i pipistrelli a infettarci, cioè il salto di specie quasi raramente avviene pipistrello uomo, ok? Nel senso che Passa attraverso il pipistrello, morde magari un altro animale, sì, quindi e o poi. morde o lo mangia, o cioè o l'animale mangia il pipistrello, o Ah, ok. ovviamente vengono tenuti nello stesso mercato molto vicini in prossimità e uno trasmette la malattia all'altro, no? E Sì. quindi, per esempio, con la SARS siamo abbastanza sicuri che il virus ha fatto il salto da come si chiamano le civette delle palme, si chiamano non mi viene il nome, che stupido, proprio Ah, sì, gli quegli animali ozibetto, sottile, sì. lo zibetto delle palme, Zibetto. Sì. Che e sono adorabili da sono vedere. molto belli, sono somigliano molto ai oggi i ferret in italiano è Furretto? i furetti, No. lo Sì. somigliano un po' ai furetti. E scusate, oggi il MERS invece, che era appunto una variante appunto molto simile al coronavirus e alla SARS, con l'eccezione che aveva per fortuna una minore trasmissibilità, ma una letalità intorno al 50%, quindi probabilmente una delle cose più terrorizzanti che potremmo immaginare. E quello invece faceva il salto di specie da pipistrelli a dromedari e cammelli. Okay. Oppure l'Ebola non si sa ancora bene, ma si pensa che dagli scimpanzé, cioè scusate, dai pipistrelli sia passato per qualche scimmia. Quindi in questo momento noi non siamo sicuri che il salto di specie sia avvenuto mangiando dei pipistrelli o toccando o respirando l'aria respirata da alcuni pipistrelli. Non siamo sicuri. Verosimilmente potrebbe esserci un anello mancante, ok? Di passaggio, che per ora non abbiamo ancora scoperto. Si era ipotizzato i serpenti per motivi un po' particolari, che poi è stato più o meno screditata come ipotesi. Forse i pangolini, Ah, già, sì, mi ricordo i pangolini a un certo ma punto. forse anche i pangolini non è No. detto. Il fatto è che Adrian, in questi giorni, in questo periodo, stanno uscendo un sacco di pubblicazioni, Immagino. perché tutti quanti vogliono poter dire qualcosa sul coronavirus, nel bene e nel male, no? Perché da una parte è un bene che si deve provare a dire un sacco di cose, dall'altra sono un sacco di informazioni che è difficile gestire. Quindi sì, non è neppure detto che si possa prendere il coronavirus dai pipistrelli, perché magari la carica virale all'interno dei pipistrelli è abbastanza bassa da non trasmettere, e serva un animale amplificatore. Quindi però davvero siamo in un momento in cui non si sa. Non si sa. Tra l'altro, è molto affascinante ora a livello di pubblicazioni scientifiche anche il modo in cui testa un po' i limiti di quella che è la nostra cultura scientifica, cioè cultura su come consumiamo materie scientifiche e dal nostro punto di vista, perché lavoriamo in questo campo, quindi l'avrai vissuto anche te, Certo. immagino. E dall'altra parte anche trovo molto affascinante il mondo, i limiti di certi giornali a pagamento che comunque sono un po' il limite della condivisione, no? Di pubblicazioni nuove e della conoscenza. E in un periodo in cui appunto c'è così tanto dibattito vivace ora, avere, che ne so, studiosi che devono pagare per poter avere accesso alle pubblicazioni e pagare centinaia di dollari di abbonamento, non per tutte le università che avrebbero magari in po posti più poveri, avrebbero bisogno poi di riconoscenze, non per tutti è così scontato avere. E quindi c'è. Cioè, tutte le volte vedo, mi preme sempre di più avere uno shift verso una cultura, diciamo, di pubblicazioni gratuite, sarebbe veramente fantastico. Certo. Specialmente, cioè, quelle pubblicate con fondi pubblici. Quello che.
Non so se io adesso faccio un attimo un paio di citazioni. Ho letto due articoli molto belli su questo tema, uno di Massimo Sandal e uno di Andra Meneganzin, che conosciamo entrambi. Sì, 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 sì. E li trovate, entrambi sono molto belli. Uno scritto su Esquire e l'altro scritto su La mela di Newton, in cui appunto affrontano come il coronavirus stia cambiando la scienza, cioè stia cambiando il modo di fare scienza. E che è davvero un tema anche che in realtà per me, per noi divulgatori, è particolarmente appunto interessante, perché in questo periodo ormai si sta, purtroppo, cioè per fortuna o purtroppo, qua ci sono varie opinioni, cambiando molto l'approccio. Cioè fino a un mese fa era normale pubblicare un articolo scientifico, aspettare la peer review, che durava di solito o mesi se non anni, e poi l'articolo viene pubblicato. Ormai sta diventando sempre più normale che l'articolo venga pre-pubblicato in delle riviste preprint, e quindi sia a disposizione prima che sia venuta la peer review. Questa cosa in questo momento è in parte necessaria e fondamentale, perché ok, si può velocizzare la peer review. Mi pare che il Medical Journal, non mi ricordo quale, quello inglese, forse è riuscito a pubblicare un articolo in 48 ore con peer review, però nella maggior parte dei casi non ci sono questi tempi. E poi sta succedendo questa cosa qui, che per noi è devastante, no? Perché per me è difficile decidere se commentare o no, o prendere per no uno studio scientifico, se non è stato messo in peer review, quindi sono stato revisionato da dei pari, da degli altri scienziati. Quindi in questo momento è davvero, sta cambiando molto velocemente la scienza, questo coronavirus, ed è inevitabile anche. Sì, tra l'altro era solo l'inizio secondo me, perché da qui si partirà a stile valanga verso il basso, perché molti delle limitazioni del modo in cui facciamo attualmente la scienza sono venute fuori ora, però ci sarà, mi immagino, un grosso dibattito successivamente su come cambiare. Oh, a proposito di questo, tu ti occupi comunque moltissimo di evoluzione, e molto di quello che hanno scritto anche negli ultimi mesi i giornali riguardava l'evoluzione di questo virus in qualcos'altro e se poteva mutare, no? Come hai vissuto questo, il fatto che tutti i giornali parlassero di mutazioni e di evoluzione molto più del solito? Hai visto qualcosa che non andava? Cioè, puoi fare un po' di chiarezza anche per loro? Sì, sì, beh, ma allora cosa si riferiscono quando dicono che evolvono i virus? Beh, ma è giusto, i virus evolvono, cioè, quindi perfetto, ben venga. E è bello in questo momento che, allora, diciamo varie cose, che secondo me questo virus è un problema enorme dal punto di vista economico, sociale e anche sanitario. Detto questo, escluse queste cose che sono orribili, ci sono anche gli aspetti, diciamo, positivi, ok? Che sono che le persone si stanno avvicinando moltissimo a un approccio un po' più scientifico, un approccio un po' più matematico. Io vedo un sacco di gente su Facebook che sta commentando i trend di crescita, no? Mettendolo a confronto con l'esponenziale oppure con il rallentamento che c'è stato a Wuhan. Sono cose che comunque sta diventando una specie di dibattito scientifico condiviso. Cioè alla fine c'è chiunque che sta iniziando a saporare una sorta di super dibattito scientifico condiviso. Questa è una cosa, secondo me, molto bello. Sul caso dell'evoluzione del virus, inevitabilmente i virus evolvono perché possono mutare. Nel momento in cui una cosa evolve, si riproduce, una volta che una cosa si riproduce e può mutare, inevitabilmente evolve, e quindi in questo momento, anzi, è fondamentale stimare qual è il tasso di mutazione, no? Perché un virus che muta troppo in fretta può dare dei grossi problemi, perché noi due dei virus che mutano più velocemente sono quelli che ci danno più problemi, uno è l'influenza e l'altro è l'HIV. Sono due virus che per noi sono, è praticamente impossibile per noi sviluppare un vaccino, anche se ci si sta provando, proprio perché hanno dei tassi di mutazione assurdi. Entrambi hanno dei motivi per cui hanno questi tassi di mutazione molto assurdi, cioè l'RNA dell'influenza è organizzato in un modo abbastanza assurdo. E cioè, sono praticamente a differenza di tutti gli altri virus, non ha un unico filamento, ma ne ha vari che possono riassemblarsi, che è assurdo. E invece poi c'è l'HIV, che invece è sorprendente perché è un retrovirus, quindi ha RNA che può essere retro trascritto in DNA. La trascrittasi inversa ha un tasso d'errore enorme e quindi continua a mutare tantissimo, tanto che all'interno dello stesso individuo
puoi trovare molte varianti diverse dello stesso virus. E quindi capire... Che ridi? No, stavo pensando a un dottore che dice al paziente: ma ho il virus, no, lei è molto più fortunato. Adrian, lei ha molti virus. Inizio l'ordine alfabetico o vado? Oh no, che cosa orribile. Che ci sono ora due versioni giuste di coronavirus. Questo è un articolo che è uscito, ma poi è stato anche criticato. Ritirato? Ah, ok. Si parlava di due versioni, L. Sì, LS, mi sembra qualcosa del genere. Per ora non sembra. Quella notizia di per sé ha fatto anche uscire, cioè ha anche fatto uscire il peggio delle persone, nel senso che... oddio, non voglio criticare l'Ordine Nazionale di Biologi, perché sennò mi denunciano, perché l'hanno già fatto più volte, cioè non me, ma non un sacco di persone, però sono uscite notizie assurde del tipo che pare che il nostro virus in realtà venga dai fanghi della pianura padana. Questa è stata frase detta dal presidente dell'Ordine dei Biologi, quindi boh, cioè il problema è il mostro della laguna, quindi. Che il problema che dicevo prima, quello dei preprint che escono, è proprio questo, che il preprint esce. Uno, ci fa un sacco di notizie, un sacco di speculazioni. Due giorni dopo arriva magari viene criticato, viene ritirato, però ormai la notizia è già uscita, no? E quindi adesso certo. Per molti esiste il ceppo L, il ceppo S. Ok. No, tra l'altro stavo pensando prima riguardo a quello che dicevi della diffusione del virus, perché man mano che si diffonde in tutto il mondo, le opportunità di avere mutazioni poi dopo aumentano, perché poi in ogni singolo paese, in ogni singolo contesto può esserci, cioè è plausibile che con il tempo si formino ceppi diversi. Certo. Anche se magari questo non è il caso di quella pubblicazione ora, più lasciamo il tempo di diffondersi, più aumenta la probabilità. Sì, mi ricordo, non mi ricordo, credo fosse un'intervista su Vice che era uscita diverso tempo, cioè settimana scorsa, due settimane fa, all'inizio, quando la situazione non era ancora stata dichiarata pandemia da parte dell'OMS. E sottolineavano come non è una lotta contro il tempo soltanto per evitare che il virus, insomma, uccida che è già molto importante, ma non è solo perché non uccida ora, ma è per evitare che si diffonda a sufficienza da diventare un grosso problema più in là, cioè ancora più di quanto non lo è ora. Certo. E credo sia una cosa che ci spingerà anche nel pensare in prospettive diverse, perché poi di solito noi siamo abituati, quando si parla di malattia, appunto, di pensare che una volta che ne so, arriva il 3 aprile, finirà la zona rossa, tutti torniamo alle vite normali, tutto è come prima e fine. Invece no, non è così, giusto? Perché anche quando finisce qui, il tempo, il virus fa in tempo a cambiare altrove, ma fa in tempo anche a tornare qui. Certo. Tu come vivi invece il fatto di essere in zona rossa? Ma a parte che mi sono saltate tutte le conferenze. Sì, capisco. Che è la cosa peggiore dal mio punto di vista lavorativo. Per il resto un po' mi pesa non uscire di casa, e quella è la cosa che un po' mi pesa di più. Cioè non poter andare in biblioteca, questa è davvero la cosa che mi pesa di più, perché lavorare a casa non è facile. D'altro canto ho iniziato a fare praticamente un video al giorno anche io, tra il mio primo e il secondo canale, perché un po' uno lo faccio per tenermi vivo, sì. Cioè, sveglio, attivo, due perché secondo me c'è anche un po' bisogno in questo momento di se hai una community avvicinarsi un po', visto che non si può avvicinare in modo fisico, almeno lo facciamo in modo spirituale, mentale. E quindi questo è un po' il mio approccio, vediamo quanto durerà, perché poi c'è anche questa incognita che è molto problematica. No, tra l'altro stavo parlando di questo con una ragazza, si chiama Katia, ciao Katia in caso guardi, che è un'esperienza incredibile, perché mette tutti quanti in una prospettiva unica, con una specie di fattore che abbiamo tutti in comune, come se fosse un incidente successo a tutti, no? E quindi abbiamo questa sensazione surreale del fatto che tutti quanti siamo bloccati insieme. Ti ricordi il Decamerone? Cioè, lo conosco, non l'ho mai visto. È Boccaccio che scrive questa storia ai tempi della peste, quindi si sono tutti ritrovati e raccontano storie uno a testa.
Ed è una specie di cosa del genere, solo che invece di essere fisicamente tutti quanti in un posto, usiamo i social, per cui tutti quanti stanno inventando storie da raccontarsi per tenersi occupati durante questa epidemia. Ed è bello perché è qualcosa che succede, che le epidemie ci fanno compagnia da secoli, millenni, no? Ed è bello vedere che qualcosa che ritorna fuori, e mi piace perché tira fuori il lato più umano di noi. No, non che gli altri non siano umani, ma insomma in senso positivo, ecco. Anche perché è un po' tipo quando sei in un bus e... ah, che ne so, succede qualcosa, non si rompe una ruota. Fino a quel punto tutti erano nel bus, schiacciati uno contro l'altro, e nessuno si guardava, ognuno pensava ai fatti suoi. Poi appena succede qualcosa di esterno, terzo, che mette tutti in una condizione nuova, improvvisamente le persone si guardano, si parlano, anche tra sconosciuti, si danno una mano, informazioni, eccetera. Perché è un po' come se calasse il velo, no? Che ci separa normalmente di convenzioni sociali, di non bisogna parlarci, siamo tutti estranei. Invece in quel caso, di fronte a una cosa terza, siamo tutti nella stessa barca. E quindi ho la sensazione che questa epidemia ci abbia messo tutti più nella condizione di sentirci, tra virgolette, nella stessa barca, e possa avere un impatto positivo. Se lo facciamo durare, se ne poi ne traiamo i frutti alla fine. Certo, sono d'accordissimo. Per l'altra cosa bellissima, appunto, che in questo momento, cioè, io sarei anche curioso di capire quanto lo stanno vivendo come una restrizione, e quanti come un atto di responsabilità nei confronti degli altri. Cioè, nel senso, io ho visto proprio passare anche nei miei parenti nel tempo l'approccio che è cambiato dal "ah, ma che palle, non possiamo uscire" al tipo, per esempio, "no dai", tipo a mia cuginetta piccola, "Vittoria, evita di uscire oggi perché rischi di mettere in pericolo lo zio", no? Tutte cose così, ok? Sì, e, sì, sì. Che è un approccio, secondo me, molto più funzionale. In questo momento è bello perché siamo sicuramente divisi, però in realtà siamo, dicevo, uniti almeno in un senso di responsabilità comune, che è una cosa molto molto bella, secondo me. È vero. Oh, colgo l'occasione, tra l'altro, ora per ringraziare anche, a parte tutti voi che avete donato per aiutare la campagna di raccolta fondi per per l'ospedale di Bergamo e la zona intorno, che è uno di quelli più colpiti. E vi ricordo che se non l'avete fatto, sotto trovate il modo per donare, e tutti i soldi andranno usati subito per comprare attrezzatura e aiutare i dottori a fronteggiare l'epidemia e salvare più vite che possiamo. E grazie di cuore anche a quelli che sostengono la live e le donazioni con Full Crazy 89, grazie di cuore. E anche Matteo Rossi, che dice complimenti ad entrambi, sia per l'iniziativa sia per quello che fate, siete dei punti di riferimento per moltissimi, e la cosa più bella è vedere la passione che mettete in tutti i vostri progetti. Grazie di cuore, e questo ovviamente anche a te, Giacomo. E che bello. Mi complimento anch'io con tutto il lavoro che hai fatto, e il tuo canale è diventato veramente uno dei punti di riferimento per la comunità di divulgatori qui in Italia. Che bomba. E grazie. Beh, a The Poltergeist. Tu sei stato il primo, sei il padre fondatore. Però i capelli bianchi, dici, perché come in America. Sì, esatto. Non dovevi fare il secondo emendamento, però. E grazie anche a The Poltergeist e Daniele Mascarello. E aspetta, che tutte le volte mi perdo qualcuno per strada, poi mi sento un sacco in colpa, cerco di recuperarlo e non li vedo più. Eh sì, ma io sto leggendo, tanti chiedono sul discorso del virus fatto in laboratorio, sì, che, sì. Però è cioè, questa è una delle problematiche più grandi, no, a cui rispondere. Si può escludere che sia stato fatto in laboratorio il virus? E la risposta è no. Cioè, questa non si può escludere che sia stato fatto in laboratorio, perché sì, i virus sì. Sono facilmente manipolabili. Potrei, non dico che potrei farlo io, però probabilmente sì, cioè è più facile di quello che sembra modificare dei virus in laboratorio. Diciamo che non è difficile per una nazione. Per chiunque, per qualsiasi gruppo di ricerca, grosso modo, è difficile. Il problema è che, cioè perché, cioè nel senso, abbiamo avuto salti di specie, ripeto, continui, cioè noi praticamente, anche solo di Ebola, l'Ebola ha fatto il salto di specie almeno una decina di volte negli ultimi 20 anni. Abbiamo avuto altri due coronavirus che hanno fatto il salto di specie negli ultimi 20 anni. Continuiamo ad avere salti di specie ovunque nel mondo. Perché proprio questo, cioè, a un certo punto non è più una questione di puoi provare il contrario, ma è una questione di...
Questa è la spiegazione più semplice, cioè che ci sia stato un salto di specie tra animali. Se c'è stato un salto di specie di tipo fatto in laboratorio, va dimostrato. E finché non abbiamo prove di questo, ha più senso pensare il contrario. È proprio una questione di rasoio di Occam. Sì, credo che sia una necessità, una voglia nostra di trovare una specie di narrazione, uno scopo, una motivazione dietro, no? Quindi ci consola di più sapere che c'è un... ci consola, tra virgolette, ci sembra più sensato pensare che ci sia un villain. Esatto. Piuttosto che pensare che sia il caos. Il caos, il caso ci fa più paura, perché non ci sembra... qualcosa con cui possiamo razionalizzare, quindi razionalizzandolo è più facile pensare ah certo c'è stato qualcuno, perché se è stato un'azienda, un governo, sai a chi dare la colpa. Se non sai a chi dare la colpa ti senti più confuso, però non bisogna stare molto attenti a questi istinti, perché poi dopo possono creare un sacco di problemi, perché poi tirano fuori magari il lato peggiore di appunto additare colpe invece quando dovremmo essere uniti per trovare una soluzione. Anche perché in realtà non c'è un modo di controllarlo. Quindi anche quando hanno fatto durante l'era della Guerra Fredda hanno fatto studi su armi batteriologiche, armi chimiche di questo tipo, a meno che non sia un tentativo di terrorismo caotico eccetera, però è molto difficile usarlo come arma, cioè è difficile poi trarne il beneficio o comunque controllarlo o evitare che poi dopo ti crei danni anche a te, tanto più in uno scenario come ora in cui le economie sono talmente interdipendenti che è impossibile. No, ma l'avete anche visto, l'idea di per sé è stupida, cioè nel senso sì. Chi è pisciare contro vento in tutti i modi, perché cioè chi è che aveva interesse a mettere in difficoltà la Cina? Gli Stati Uniti, che adesso anche loro hanno la borsa che crolla, cioè sì. Però va bene, cioè nel senso ci sta, ma questa cosa della colpa è una cosa molto diffusa, cioè noi la vediamo in ogni cosa, cioè è vero, lo vediamo in ogni cosa, cioè anche in Italia sta succedendo, no? Cioè si è fatta la corsa a trovare chi potesse essere il primo untore, dopodiché si è provato a dare la colpa a chiunque perché non venivano chiuso di qua, chiuso di là, sempre appunto alla ricerca di un continuo colpevole, senza accettare il fatto che, per esempio, faccio un esempio tipico, perché pensalo anche psicologicamente, noi italiani siamo stati i primi, cioè o meglio, a un certo punto ci siamo accorti di essere i più infettati d'Europa, ok? Sì, sì. Perché? Cioè, questa cosa è psicologicamente devastante, tutt'al più se magari hai hai un certo fervore identitario nazionalista, dici, oh no, ma perché noi per primi? È vero. E non gli altri. Sì, sì. Ora, in realtà, noi vediamo una cosa abbastanza semplice. Tanto più il virus arriva prima, tanto più dopo ci sono più infetti, perché... in tutti i paesi c'è circa lo stesso livello di crescita, quindi l'unica spiegazione nazionale è da noi è arrivato prima un contagiato che ha iniziato a contagiare la gente. Questa è la spiegazione, è una spiegazione vittimistica, cioè è una spiegazione che mette in, come si dice, che ci fa sentire più scarsi degli altri. No, è una questione casuale, ok? Eppure moltissime persone hanno provato a trovare le peggio spiegazioni a questa cosa, cioè ne sono uscite di tutti i tipi, noi dovevamo chiudere gli aerei, non chiuderli quando in realtà nessun paese europeo l'ha fatto, dovevamo fare questo, dovevamo fare quello. Questo è un aspetto molto interessante, cioè la colpa deve essere di qualcuno, del governo, di un qualche ente che porta di nascosto il virus. Non si può accettare che una cosa può succedere per motivi casuali. E questa è davvero una cosa super, super assurda. Tra l'altro, il problema è che molte di queste cose, se noi diciamo che sono assurde, no? Ci lamentiamo del fatto che si cerca sempre il complotto dietro, sembra che dall'altra parte diciamo che quindi sono tutti bravi ragazzi, che non esistono complotti dietro. No, non è che sono solo due casi estremi, il fatto è che se da una parte è vero che là fuori ci sono interessi poco chiari, ci sono non voglio dire che non ci sono complotti, non c'è gente che ci sono dittature, ci sono situazioni terribili, c'è corruzione, però allo stesso tempo bisogna essere molto attenti, perché la seduzione del cercare di mettere tutto quanto insieme nello stesso calderone può essere controproduttiva per noi stessi, no? Quindi è un po' come
Cioè, il peggior detective sarebbe un paranoico. Giusto? Perché non vuoi, vuoi sospettare di qualcuno, perché se c'è stato un caso vuoi sospettare che cos'è. Ma se sei paranoico che pensi chiunque intorno a te può essere stato, no, non ti porta a nessuna soluzione. Cioè, ti porta soltanto a viverla male e fai male il tuo lavoro e non trovi comunque alla fine colpevole. Quindi non bisogna essere paranoici in questo senso e pensare c'è stato comunque chiunque in tutti i casi. Perché ci saranno casi in cui magari è incolpevole e ci sono casi in cui può essere, cioè, è naturale, no? Fa parte di cose che possono capitare, come in questo caso. E specialmente, secondo me, è importante questa distinzione quando poi dopo prendiamo decisioni su a livello politico, anche di come organizzarci in grande, qual è la risposta, no? Perché se diamo la colpa a fattori naturali che possono capitare, in quel caso la nostra, come agiamo, cambierà. E quindi quando finisce questa pandemia, il modo in cui ci organizzeremo per fronteggiare la prossima, evitare le cause, dipenderà anche da la conclusione che abbiamo tirato fuori alla fine di questa. Per cui è molto importante ricordarsi come è iniziato, da quali condizioni e in che modo si è diffuso, quali sono state le vulnerabilità che hanno permesso di diffondersi così velocemente, e cercare di rimediare a quelle. Perché se poi iniziamo a concentrarci sull'aria fritta, dà tanta soddisfazione, perché dare, che ne so, tipo la sensazione di poter prendere forconi e incazzarsi con qualcuno è molto catartico, no? Perché dici, oh, finalmente un colpevole, bene, vai forconi contro il mostro di Frankenstein. Però poi non risolvi, cioè non hai fatto niente. È come quelle battaglie su Twitter, no? Quando trovi un colpevole, tizio X dice una cazzata, tutti su Twitter iniziano a insultarlo con hashtag, e poi il giorno dopo, fine, e si sono scordati. Non cambia qualcosa, non ha migliorato niente, i problemi di fondo rimangono lì. E quindi bisogna affrontare con la ciccia, andare dietro a quali sono i veri problemi concreti. E anche perché mi aspetto di più da noi umani, cioè secondo me avendo dimostrato di cosa siamo capaci quando ci organizziamo, quando lavoriamo insieme, siamo tranquillamente in grado di affrontare problemi del genere. Perché se guardi il sistema sanitario, e poi te che te l'hai anche studiando biocose più da vicino, cioè il sistema sanitario all'inizio del Novecento con quello di ora è una roba impossibile anche di immaginare. Se avessi detto, tu tornassi indietro nel 1920 per fargli vedere la sanità del 2020, certo, cioè quando ancora si vedono i filmati, no? Li vedete anche in film vecchi, quando c'erano i polmoni di ferro per poter respirare, per poter fare le camere come si chiamavano? Ok, sì. Iperbariche, sì. Iperbariche, su, giusta. E se avessi detto che avremmo fatto sparire il vaiolo, sarebbe stato una fantasia. E invece ce l'abbiamo fatta. Ma non solo, cioè nel senso, noi vediamo sempre gli aspetti negativi, ok? Cioè, per esempio, un aspetto super positivo che non viene mai citato, adesso lo sto iniziando a usare sempre questo discorso perché secondo me è molto bello, che è il caso del quella che è in questo momento la pandemia che sta facendo più morti in assoluto, che è l'HIV. L'HIV sta facendo tantissimi milioni di morti, praticamente ne fa circa 1 milione all'anno adesso, in questo momento ci sono stimate una 30 di milioni di persone malate, la maggior parte delle quali in Africa, in paesi poveri, e in cui spesso non si possono permettere dei trattamenti. Quindi verosimilmente, visto che l'HIV ha una letalità quasi del 100% se non curata, si stima che di quelle persone, se non inizieranno a sviluppare le cure entro i prossimi appunto 10 anni, che è il corso medio della malattia, la maggior parte di queste persone morirà di HIV. E questo è un problema, perché questa è letteralmente probabilmente l'attuale pandemia che fa più morti in assoluto. Sì, sì, sì. Ma sull'HIV sono stati fatti dei passi da gigante impressionanti, cioè ormai per chi può permetterselo, e spoiler, in Italia da noi ce lo si può permettere, avere l'HIV è una cosa che è tranquillamente gestibile
no, farmaci antiretrovirali, e il livello a cui si è arrivato è pazzesco. Cioè, se io scopro in tempo, perché quello è l'unico problema, di essere sieropositivo, posso iniziare una terapia antiretrovirale che praticamente azzera completamente la carica virale nel mio sangue, nel mio siero, praticamente tutti gli organi del mio corpo, e questo evita che io possa sviluppare un giorno l'AIDS, ma soprattutto che io possa trasmettere a qualcun altro l'HIV. Certo. Questa è una cosa sorprendente, cioè questa potrebbe essere il modo per eradicare l'HIV da via via vari paesi, ok? Sì. Essere una cosa epica, e questa battaglia che c'è stata a tutti gli effetti nel mondo scientifico nei confronti dell'HIV è una battaglia di successo. Ora manca la componente, diciamo, politica, economica, di riuscire a portare alcuni stati fuori da quello stato di povertà, o fare in modo che questi farmaci antiretrovirali arrivino anche in paesi in cui le persone non possono permetterselo. Mm-hmm. Però, cioè, non vediamo tutto il male, ok? C'è anche del bene, c'è anche un'altra cosa da dire. Noi stiamo affrontando in questo momento l'HIV, scusate, ho sbagliato, il coronavirus, in un mondo in cui 20 anni fa c'è stata la SARS. Ok, se non ci fosse stata la SARS e non l'avessimo bloccata, ok, no, se non ci fosse stata la SARS, scusate, probabilmente ora non saremmo stati così bravi ad affrontare il coronavirus, e la situazione sarebbe molto probabilmente molto peggio. Cioè, magari ce ne saremmo accorti molto dopo, perché non avendo un genoma simile a quello della SARS non ci saremmo tanto preoccupati all'inizio, e quindi questo ci ha aiutato. Ora, quando arriverà la prossima pandemia, perché non si tratta di dire se, citate di dire quando, sarà un mondo che avrà già affrontato il coronavirus, ok? Certo. E tutto questo è, secondo me, molto 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 bello, nel senso, di nuovo, in questo momento, in questo scenario che è abbastanza problematico dal punto di vista, ripeto, socio-economico-sanitario, comunque siamo di fronte a una pandemia che ha una letalità non devastante come quella che poteva avere la SARS, come quella che poteva avere il MERS, l'Ebola, l'influenza aviaria, ok? Sì. Avevano tutte le letalità sopra il 10%, colpendo indiscriminatamente varie fasce d'età, ok? Ora ci si augura che da questo noi impariamo cosa? Impariamo come gestirlo dal punto di vista politico, impariamo come gestirlo dal punto di vista scientifico, dal punto di vista giornalistico, porca vacca, perché bisogna... Io spero che, finito tutto questo, l'ordine dei giornalisti si faccia un esame di coscienza e capisca come migliorare il tipo di comunicazione che c'è stato, certo, in questo caso, ok? E quindi quando arriverà la prossima pandemia saremo tutti più pronti. Memori di questa situazione, quindi non tutti i mali vengono per nuocere, e no, speriamo anche, di no, ecco. Anche per esempio tutte le situazioni banalmente che ci sono state di digital working da casa, eccetera, esatto, tutto il resto, quindi anche come poter diminuire l'impatto negativo di una pandemia potendo lavorare da remoto, perché poi dopo ovviamente la parte economica l'impatto economico che questo virus può avere viene spesso messo anche giustamente in secondo piano rispetto all'impatto sulla salute, perché ovviamente è più importante salvare le vite, immediatamente cercare di diminuire poi l'impatto, però c'è un impatto economico grosso che si sentirà ancora per molto, e quindi secondo me ragionare in termini di come possiamo trovare soluzioni immediate a questo la prossima volta, quindi la prossima volta se ricapita, cioè quando ricapita sappiamo già come implementare delle soluzioni immediate per avere dei cuscinetti, sarà importante. Tipo, ora per me è vergognoso che non ci siano dei protocolli già imposto a livello nazionale e internazionale di collaborazione tra stati su cosa fare in caso di un'epidemia. Cioè, è assurdo che si debba ragionare un po' a strada facendo. E ci sarà sempre quell'elemento di ragionare strada facendo, perché la realtà cambia. Certo. Semplicemente il mondo è diverso ora di come è stato 20 anni fa, ovvio. Però delle buone pratiche generali su cui tutti siamo accordati, quindi accordi internazionali, ci sono già, però non sono mai stati riveduti nel tempo o comunque aggiornati. Dovrebbe essere una cosa che vengono fatte, che ne so, puntualmente ogni tot anni, come viene fatto, che ne so, per il clima, che c'è il COP. È vero, quindi sì. Una cosa così per la situazione sull'affrontare eventuali pandemie.
Sono sicuro che all'OMS non parrebbe il vero, perché insomma è anni che l'Organizzazione Mondiale della Sanità insiste nell'organizzarsi di più, chiedersi e iniziare a fare delle, appunto, perché davvero questa cosa della Big Next, infatti anche questo secondo me è il problema enorme nel chi pensa che sia stato un complotto. Cioè un complotto, quando si parla di questo virus, avrebbe senso se fosse una cosa assurda, cioè succede una cosa mai pensata, mai immaginata, ma in realtà sono 20 anni che dalla SARS, in modo, che tutti quanti lo stanno dicendo. Stanno dicendo: ragazzi, arriva, ragazzi, arriverà, ragazzi, arriverà. Adesso non so se lo sai, ma io 2 settimane prima che uscisse la notizia del primo caso di coronavirus, ho fatto un video che si chiama "Quale sarà la prossima pandemia?" Punto di domanda. Ok, proprio, oh, ragazzi, non sono veramente. Tu non puoi neanche immaginare che commenti ci sono sotto a quel video di gente che dice che io sono colluso, no? Perché sapevo tutto, ok? Ma il motivo è perché io leggevo i libri, leggevo i report e la gente diceva: ragazzi, arriva, arriverà, arriverà. Poi è arrivato nel punto sbagliato, nel senso che tutti si aspettavano un'altra cosa, cioè tutti si stanno aspettando un ceppo di influenza. Stile come è stato H1N1 nel 2009? Anche peggio, H1N1 aveva una letalità dell'1%, l'aviaria, quella che non mi ricordo di che anno, cos'era, 2005, non mi ricordo, l'aviaria... Sì, la prima SARS, no? No. O era la MERS? No, no, l'aviaria, l'influenza aviaria. Ah, ok, avevo capito frantesimo. L'aviaria aveva una letalità del 50%. Per fortuna non aveva trasmissione uomo-uomo in modo efficace, okay? Però capite bene che di fronte a uno scenario del simile la situazione è problematica, ok? Poi, dopodiché, adesso faccio un discorso brutto da dire, però scusami se lo faccio, mi prendo le mie responsabilità. Il coronavirus ha una caratteristica che secondo me è sorprendente, e cioè che la distribuzione della letalità, non delle terapie intensive, ma della letalità, ha un grafico sorprendente. Cioè praticamente non muore nessuno sotto ai 25 anni, i bambini sono praticamente, non si accorgono quasi neanche, e poi via via uccide sempre di più in gioventù e in tarda età. Tipo l'influenza spagnola, che non si sa esattamente che letalità avesse, aveva invece una distribuzione di letalità pazzesca, strana, una W. Morivano soprattutto i bambini, un po' intorno ai 30-40 anni, poi a 50-60 te la cavavi e poi di nuovo su. Cioè, assurdo, ok? Strana, che cavolo di curva è? Ok. Ora, è brutto da dire, però non è la stessa cosa dire 2% di letalità che uccide indiscriminatamente o che uccide con un grafico come questo, cioè che tende soprattutto a uccidere le persone anziane. Ma non tanto per una questione di la vita di una persona anziana vale meno di una persona giovane, ma è anche una questione di sicurezza sanitaria, cioè la SARS uccideva circa senza grossi problemi di età. Quindi voleva dire che se in un ospedale arrivava la SARS, tutti i medici erano a rischio. Ok, e se tutti i medici venivano intubati, l'ospedale andava letteralmente, veniva devastato. Ok, quindi bisogna guardare sì il tasso di letalità, ma anche come viene distribuito all'interno della popolazione. Quindi questo virus non è sicuramente il peggio che poteva arrivarci. Ok, è brutto per vari motivi, soprattutto il fatto che può mandare al collasso la nostra sanità, ma non è il peggio che può arrivarci. Poteva arrivarci molto di peggio, e molti report dicevano che quello che potevamo aspettarci era, perché appunto dicevano, l'influenza ha questa grossa capacità di ricombinare vari pezzi. Sì, sì. E quindi è molto probabile che, ne so, che prima o poi, da qualche parte nel mondo, in un qualche allevamento di polli, una nostra influenza ricombini con un'influenza aviaria. E a quel punto, capito, quello sì che diventa qualcosa di terrificante. Non è escluso che succeda, perché operatori che lavorano con i polli ci sono. Cioè, io ho le galline a casa, potrebbe succedere a me. Ok?
Cioè, ma poi... Attento. Sì, adesso faccio il veggente e prevedo il... Infatti, se già l'ego fatta una volta. Nessuno è escluso, ok? Quindi, Certo. ben venga adesso, così sembro cinico, però impariamo il più possibile da questa Sì, pandemia, certo. così potremo affrontare meglio le prossime. E quindi cerchiamo di capire chi sono i politici affidabili, chi sono i giornalisti affidabili, chi sono gli youtuber affidabili. Ma sì, anche più che altro cose che possiamo fare come investimento su di noi, cioè tipo lavarsi le mani spesso è una cosa che aiuterà a prescindere, cioè anche dopo che finisce la pandemia, non è che finalmente posso andare in giro senza lavarmi, toccandomi la faccia di continuo. No, lo facciamo, torniamo alla normalità, conservando un po' di No, in più spirito poi di la cosa bella è salita. tutta la gente che ha imparato a usare Zoom in questi giorni per Sì. fare le videochiamate, per fare... Oh, lo saprò fare anche dopo la pandemia, cioè... Sì, certo, necessità. Quella è una cosa cioè, che alla fine ha anche un certo valore economico, cioè è un Sì. potenziamento individuale che poi torna sul lungo periodo. Assolutamente. Tra l'altro, a proposito di come cambia il mondo, volevo cambiare leggermente il discorso perché abbiamo parlato appunto di coronavirus, ma volevo chiederti, approfittarmi della tua conoscenza sul mondo naturale, per chiederti di un'altra cosa enorme che stiamo ignorando, ma che ha dominato le pagine dei giornali in Africa, invece, dove il virus tra l'altro è arrivato Ah, pochissimo, certo. perché in Africa ancora sono stati pochissimi contagiati. Dove tra l'altro comunque, come dicevi anche tu, molti stati hanno un'età media molto 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 bassa, quindi sono molto molto più giovani, per cui magari comunque quello aiuterà nel limitare i danni che potrebbero subire, anche le morti che potrebbero avere. Però, a prescindere, ci sono stati questi video di uno sciame Ciao, sì. di locuste gigantesco, no? Chilometri e chilometri. È il più grande sciame degli ultimi, si dice, 70 anni. Adesso bisogna un attimo capire perché il problema Ah, è come che vengono misurati? si vengono misurati da satellite, cioè Ah, credo, ok. perché si vede, sono Cioè, si grandi. vede dallo spazio. Esatto, cioè sono, no, si vede tipo, sono grassi. Beh, a parte che loro lasciano proprio il segno quando passano, no? Cioè, Sì. banalmente, sai che a volte si misura anche quanto la clorofilla reagisca? A livello del satellite si può vedere dopo che sono passati, quell'area è meno verde perché Ah, hanno giusto, giusto, cioè, sì. okay. Ci sono vari metodi. Gli sciami più grandi sono grandi migliaia di chilometri quadrati. Si stima tipo quanto nei report è scritto quanto la città, quanto il comune di Roma, che da quanto ho capito deve essere molto grosso. Ma sono le stesse locuste che puoi trovare qui che vedi in giro? No, no, quella è un'altra specie ancora. Le locuste loro si chiamano schisto qualcosa gregaria, perché tendono a Ok. stare in gruppo. Non, aspetta che lo cerco. S gregaria. Vediamo cos'è. Schisto cerca gregaria. Ok. E tendono a fare questi sciami. Il problema grosso che in questo momento c'è è che a parte che appunto il grosso c'è sul Corno d'Africa. Allora, io vi dico, i report arrivano praticamente ogni 2 settimane dalla FAO. L'ultimo aggiornamento è del 10 marzo. Infatti, volevo farci dei video, ma Sì. è un casino perché devi stare attento, no? Cioè, i dati che arrivano sono pochi. E la Certo. maggior parte sono sul Corno d'Africa, quindi Etiopia per lo più. Ma poi il problema è che si stanno anche espandendo, in particolare stanno in Sudan, che è un po' più problematico perché lì c'è molta più povertà e molta più gente che dipende direttamente dall'agricoltura. Ma poi la cosa che a me sorprende più di qualsiasi cosa è che praticamente loro riescono a volare sopra il mare, ok? E in particolare attraversare il Mar Morto, e quindi sono già arrivati in Arabia Saudita e sono arrivati in Pakistan. È sorprendente. Adesso tendenzialmente gli sciami normalmente arrivano fino all'India e al sud della Cina. Ho visto tra l'altro che stanno cercando di fronteggiarli in alcuni luoghi con un esercito di anatre, L'avevo letto anch'io, poi ho letto dei. però Ci sono. non ho capito se No, pare di no. Cioè, nel erano. Ah, senso, l'idea era nata perché un tizio ha detto: potremmo usare 100.000 anatre Ah, ok. Pensavo fosse. Immaginavo già le anatre che partivano con l'anatra capo, o magari un'oca che è più grossa, no? Che passa davanti alle anatre e fa il discorso di incoraggiamento.
No, però cosa, cioè, il problema è che giustamente su questo in realtà io sono, come lo affronti uno sciame di migliaia, decine di migliaia di chilometri di locuste? Perché in realtà ci sono due modi che stanno provando a ipotizzare, che stanno attuando. Una è usare un fungo specifico per le locuste, quindi dall'aereo spruzzano questo fungo sopra agli sciami e sperando che, appunto, come da noi il meglio non fare questo parallelismo, però usare un patogeno è un ottimo modo per controllare la popolazione. Perché sì, certo, le uccidi prima che possano riprodursi, no, non solo, però se anche si riproducono per l'equazione Volterra-Locca, più sono le locuste, tanto più il virus cresce e tende a far calare la popolazione di locuste. Sì, o di fungo in questo caso. Esatto, le cose biologiche reagiscono anche in proporzione alla crescita delle popolazioni. Okay. Oppure l'altra cosa è usare pesticidi a go-go su praticamente territori enormi, che si sta facendo, perché... Mm. È un problematico anche dal punto di vista ambientale se sono pesticidi non troppo specifici, però piuttosto di far morire la gente di fame è un'ottima scelta. E il problema di questi sciami di locuste è che sono molto duraturi, nel senso che loro vivono un mesetto o poco più, ma loro ogni 2-3 settimane fanno le uova tutti insieme. Cavolo, sì. Ok, c'è un momento di pausa. Ora pare che in molti stati ci sia questa sorta di momento di pausa, ma poi fra poco si rischiuderanno e gli sciami che verranno fuori saranno ancora più grossi. Ora, questa cosa si stima che da qui a, mi pare, dicembre possa ancora aumentare di, se tutto va bene, poi le cose non vanno mai, la crescita non è mai perfetta, però di 400 volte l'attuale dimensione di popolazione, che è qualcosa di enorme. Ora, io mi chiedo, non lo so, cioè davanti a questi scenari ci vorrebbero delle risposte molto intelligenti, tipo quella delle anatre, quella dei funghi, quella può essere intelligente. Poi ovviamente abbiamo scoperto, no? Sì, le crescite esponenziali sono soverchianti sempre, certo, però che ne so, se domani un'azienda dicesse, sai cosa, io adesso passo con gli aerei, con delle grosse reti, non so se sia possibile, e catturo il più gran numero possibile di locuste e poi le sicco, le do da mangiare alla popolazione per i prossimi anni, boh, magari abbiamo trovato una soluzione al problema, capito? Stavo pensando, tra l'altro, di questo se ne è anche parlato, di poterle mangiare, e sono commestibili le locuste, però il problema è che il cibo, come in tutti i casi, no? Deve essere cibo controllato dal punto di vista sanitario, delle condizioni in cui è stato, cioè non mangi qualsiasi cosa è capitato fuori, quindi bisogna vedere quanto poi dopo sarebbero, no, certo, va bene, certo, le commestibili. Lo macini, lo devi da mangiare ai gatti, cioè nel senso lo puoi usare per altri, come fare per altri tipi di impegni, sì, no, nel senso che non sono, io sono assolutamente a favore del mangiare insetti, penso che sia un buon modo per combattere, tra l'altro, anche l'impatto del cambiamento climatico dovuto agli allevamenti intensivi, perché poi per la stessa quantità di proteine, volendo, le cose come locuste possono garantirti, cioè consumano molto molto meno acqua, certo, molto meno rispetto a mucche, per esempio. E quindi da questo punto di vista, certo, no, ma io magari... però questo è un discorso che è valido per gli allevamenti, però in questo caso, appunto, quello che mi chiedo io è proprio immaginatevi davanti a una situazione del genere. Io sono anche fiducioso che magari una risposta di tipo assurda possa essere la soluzione, cioè noi abbiamo scoperto che siamo molto bravi a svuotare i mari con le reti da pesca, non vedo perché non possiamo svuotare uno sciame di locuste che è con le reti da pesca. Ehi, tu, qualsiasi cosa funziona. Immagino le nasse in tutta l'Africa, tipo le nasse, sì, per le locuste, e magari il prossimo sciame ce lo mangiamo tutto. Ma senti, parlando di cose future, visto che abbiamo parlato di cose brutte per il futuro, dacci una buona notizia riguardo ad animali e estinzioni. C'è qualche animale che se la cava meglio ultimamente, che possiamo... No, ottimismo zero, proprio nemmeno uno. Cough. No, nel senso che questo è un problema, che è un bel problema, che sta iniziando anche a dominare un po'.
cioè non no, dominare no, però l'ho letta in un paio di libri e l'ho sentita da dire un paio di persone, che a volte si racconta in modo molto positivo sulla conservazione degli animali, il fatto che la conservazione di alcune specie singole sì. sia stato molto efficace, ok? Si veda il panda, si veda le tigri, si veda altri animali tipo il condor, ok? Che sono cose importanti, cioè nel senso ci sta, è bello conservare i panda, le tigri e i condor. Sulla conservazione in questo momento però la situazione non è rosea per un motivo molto certo. semplice, cioè che il vero obiettivo non è tanto conservare le singole specie, che comunque è importante, ma puntare a conservare gli habitat. Ok? In questo c'è una bella notizia, che pare anno dopo anno l'areale di aree protette, conservate, aumenti. In questo momento è intorno al 15% della terra. Che è sorprendente pensare che un settimo, un sesto della terra in questo momento è protetto. Sì, sì, sì. Okay. Sì, sì. Ora, uno dei più grandi etologi, Edward Wilson, uno dei padri della conservazione, ha fatto un libro che sembra un po' provocatorio, ma alla fine non lo è, che si chiama Metà della Terra. Ok, e lui dice: guardate ragazzi, se vogliamo salvare la maggior parte delle specie animali e di piante, di ecosistemi, e quindi in parte anche noi stessi, perché in parte noi certo. dipendiamo da tutto questo, l'obiettivo che dobbiamo porci come umanità è conservare, cioè rendere aree protette naturali, magari anche alcune esclusive, quindi in cui proprio non si può entrare, ok, fino al 50% della superficie terrestre e dei mari. Ovviamente è una cosa assurda, perché sì. cioè tipo in Italia siamo molto virtuosi, dovremmo essere più del 20%. Vediamo, vabbè, dove lo cerco, comunque siamo sulla media mondiale, però ecco, questa è la prospettiva in questo momento, cercare di salvaguardare il più grande possibile delle aree, perché purtroppo ci stiamo rendendo conto che forme intermedie funzionano relativamente poco, cioè per quanto poco noi esseri umani interveniamo molto più di quello che ci sembra, e sì. esempi emblematici vengono da quelle aree, vedi Chernobyl, in cui si fa un'area di esclusione, gli esseri umani non possono assolutamente entrare. Chernobyl non è che non fosse un'area, cioè era un'area comunque relativamente poco urbanizzata prima degli eventi, perché comunque tutto intorno c'erano boschi, eppure le popolazioni naturali di animali, di piante, cioè soprattutto animali, perché le piante erano meno state attaccate, sono tornate a livelli assurdi. Cioè adesso intorno a Chernobyl è davvero pieno di animali, animali diversissimi, con popolazioni molto ricche, sono tornati lupi in branchi molto, molto, molto grossi, sono tornati anche animali abbastanza... E quindi tu dici... Cioè purtroppo è brutto constatare che la nostra stessa presenza è un fattore di disturbo. Cioè banalmente un campo coltivato è una zona spesso desertica per la maggior parte degli animali, se ci pensate. Che lì c'è un'unica pianta che cresce, spesso anche massimamente protetta da pesticidi, prodotti chimici che tengono distanti giustamente gli insetti per non fare mangiare tutto. Però capite bene, questa cosa è un problema, e quindi l'obiettivo da porsi è quello, cioè salvaguardare superficie. E... ecco, grazie Elena che in chat mette il mio canale YouTube. Tra l'altro era arrivata anche una domanda da parte di Anna Botez, che saluto, grazie di cuore per la donazione. E come è possibile che per la Cina su 80.824 casi ci siano stati poco più di 3.000 morti, mentre in Italia su 17.660 casi sono 1.266 morti? Questo è un ottimo dibattito. E cioè, se dipende dal modo in cui vengono valutate le cause della morte. Allora, facciamo un esempio, diciamo le quattro possibili spiegazioni, dopodiché io non mi esprimo su quali siano le più sensate, perché in questo momento non ha senso, no? È ancora presto, infatti sì, stavo pensando, perché anche sulla Corea del Sud si sta dibattendo molto su quello che stanno facendo loro e su... Sì, sì. Cioè, allora, però cerchiamo di evidenziare le possibili spiegazioni, dopodiché ognuno provi a ragionare e
cerchiamo di indagare in futuro sulla possibilità. Possibilità numero uno, il motivo per cui abbiamo sembra che noi abbiamo una letalità più alta è perché cos'è la letalità se non il numero di morti sul numero di contagiati? Sì. Semplicemente può essere che il nostro numero di contagiati sia non definitivo, cioè quei 16.000-17.000 casi magari sono, che ne so, una percentuale solo di quelli che sono effettivamente contagiati, perché non abbiamo fatto abbastanza tamponi, perché molta gente è rimasta a casa e ha fatto finta di niente, e questa potrebbe essere un'ottima spiegazione. Quindi direi, in quel caso sarebbe più giusto dire su 17.660 casi trovati, esatto, ci sono 1.266 morti, cioè non su, ma esatto. Abbiamo trovato, cioè non c'è per forza una correlazione, perché i morti potrebbero essere stati, cioè persone che sono morte e però sono arrivate, cioè sono in tanti possono essere stati contagiati magari 50-60 mila e molti non hanno avuto sintomi tali da potersi, da doversi presentare. Questa è una spiegazione, però di nuovo questa bisogna vedere, perché bisogna vedere anche quanto di quel 80.000 cinese, che poi non è più di 80.000, pare che sia... Non mi ricordo, era sopra 80.000, ma mi ricordo... Okay. Non credo sia arrivato a 90.000 in realtà. Ok, su quei casi cinesi magari anche quelli sono un po' di più, però in proporzione magari sono meno di quanto... Cioè, quindi molto dipende da come tu consideri contagiati. Se quelli effettivamente contagiati o se quelli che sono stati dimostrati contagiati. Questa è la prima ipotesi. La seconda è accettare che noi abbiamo un tasso di... cioè una distribuzione della popolazione diversa, per cui noi abbiamo molti più anziani e quindi ci sta inevitabilmente che certo. A parità di contagiati noi abbiamo più morti. E c'è una terza ipotesi che ha avanzato Ilaria Capua, che può aver senso, però è complessa da spiegare, ed è: noi in Italia siamo il primo paese nella media OCSE, tra i paesi OCSE, per resistenza agli antibiotici. Ok, quindi nei nostri ospedali purtroppo ci sono un sacco di batteri che sono ormai resistenti agli antibiotici, cioè noi li curiamo con gli antibiotici e loro se ne sbattono perché hanno sviluppato vari tipi di resistenza. Ora, nel caso delle malattie respiratorie come in questo caso, cosa succede? Succede che molto spesso il virus dà fastidio, crea problemi ai tessuti, alle cellule del sistema respiratorio. E quindi cosa succede? Succede che a volte non è neppure il virus a ucciderti, ma sono delle proliferazioni batteriche che in modo molto opportunistico sfruttano quel momento di complessità, difficoltà del tessuto, delle cellule polmonari per uccidere, e quello uccide, quindi sono i batteri a uccidere magari. Ora, infatti in molti casi si usa per le persone intubate, oppure anche banalmente nel momento in cui ti intubi è facile purtroppo immettere batteri. Ora, in quello stato, l'uso di antibiotici è una cosa, buona, va usata, però se tu, d'altro canto, hai la resistenza agli antibiotici molto alta, purtroppo hai un tasso di mortalità, di letalità più alto. Quindi queste sono tre possibilità. La quarta, che è l'ultima che userei come possibile spiegazione, è che per qualche motivo il nostro virus italiano, le mutazioni che ci sono state sono per qualche motivo più letali che in quello cinese, cosa che però mi sembra molto meno probabile delle altre tre spiegazioni, che anche messe insieme possono possono spiegare molto. Tra l'altro ancora potrebbero venire fuori spiegazioni migliori, perché poi i dati che abbiamo finora sono parziali, quindi considerate che se guardate questi dati e vi sembra strano e non riuscite a capire come mai, questa è ottimo, questa è la cosa da cui parte, giusto Giacomo, la curiosità scientifica. Certo. È così che ragionano gli scienziati, vedono un problema e vedono che qual quadra non cosa. Quello che si fa di solito è iniziare a elencare delle ipotesi e poi andare a sondare, come abbiamo fatto noi adesso, no? Da raccogliere dati, quindi più dati hai a disposizione. E infatti uno dei modi in cui per esempio la Cina ha offerto di aiutare l'Italia in questo momento, al di là di mandare dottori e attrezzatura, però è stato anche condividere tantissimi dati di quello che loro hanno raccolto sui loro pazienti, per cui hanno messo a disposizione decine di migliaia di casi studi che loro hanno raccolto con dati a disposizione di medici e scienziati italiani, che possono poi ora lavorare per vedere, per fare
per vedere come decorre la malattia, in che modo può colpire una fascia piuttosto che l'altra, eccetera, eccetera. E quindi, se vi sembra strano, è perché è possibile che sia strano, ma allo stesso tempo, come succede in astronomia anche, quindi questa cosa ve l'avevo ripetuta anche quando si cercano, per esempio, le orbite dei asteroidi per capire se ci colpiscono, bisogna avere dati a sufficienza, perché il quadro limitato può essere ingannevole, per cui magari con pochi dati può sembrare strano, ma quando abbiamo molti più dati le differenze possono appiattirsi, quindi può magari poi dopo, una volta che avremo molti molti più casi registrati, potremmo trovare, per esempio, banalmente, non dico che è questo, è solo perché una delle cose mi ha affascinato, ho letto recentemente, è possibile che casi in Italia a dicembre, gennaio, che sono stati diagnosticati come polmonite, siano stati di coronavirus, ma non sono stati identificati come tali. Quindi in quei casi può essere che ci sono persone che sono state colpite e non, perché magari era arrivato già in Italia, e infatti si sospettava che potesse essere arrivato al di là di prima ancora del paziente 1 in Italia. E quindi in quel caso potresti aver avuto tanti casi che non hai identificato, ma che comunque hai curato, e quindi andando indietro nei dati magari in futuro sarà possibile anche fare delle stime migliori. Poi non sei certo, perché ovviamente non è che... Però puoi, cioè, magari lavorare su migliorare la coscienza dei dati. È brutto da dire, però il dato delle persone contagiate è un dato che è troppo, cioè è troppo influenzato da troppi fattori. Cioè la disponibilità dei test, la disponibilità delle persone a testare la gente, perché per testare deve essere qualcuno che viene a casa tua a testarti. Ci sono troppe variabili, infatti quel dato lì purtroppo non è un dato che oscilla molto anche statisticamente, non è un dato affidabile. È molto un dato molto più sensato osservare le persone morte, perché le persone morte sono più facili a contare, e le persone in terapia intensiva, che sono dato di fatto è più facile a contare. Quelli sono i dati più importanti da osservare, diciamo. Speriamo bene, cioè, quindi anche questo è un aspetto molto importante. Quando guardate i dati del contagio, guardate bene quello, che è forse la cosa più importante. No, è vero. Quindi, se per chiudere il discorso, in generale, quindi dovete stare molto attenti quando vedete questi dati e ragionamenti intorno a dati che sono parziali, e anche le spiegazioni possibili date ora, perché poi, appunto, tutti quanti vogliamo una spiegazione chiara subito, il prima possibile, tutti vorremmo anche avere un vaccino e tutto quanto, però non è un po' presto, non abboccate alle spiegazioni facili. Ho letto un sacco di spiegazioni che sia, appunto, da quelle che abbiamo affrontato prima, come armi batteriologiche, ho creato il laboratorio fatto apposta, o persone che lo stanno diffondendo apposta, o comunque casi che abbiano a che vedere con, avevo letto, polveri sottili nell'atmosfera, che alcuni posti più polverosi se la cavano meglio o peggio, insomma non fidatevi di qualsiasi cosa si legge, anche da parte di scienziati che comunque giustamente ipotizzano, e spesso magari arriva uno scienziato che ipotizza che potrebbe esserci una correlazione tra due cose, e sì, poi una settimana dopo viene smentito da un altro che ha trovato un motivo per cui... Questo dibattito nella scienza è utile e funziona. Il modo, come dicevate, da parte dei giornalisti di riportare questo spesso può farlo sembrare più certo di quanto non è, perché poi i giornalisti vogliono un titolo facile, tipo siamo vicini al vaccino, oppure è causa di quello. Se fai un titolo come ecco un'ipotesi da parte di uno scienziato che forse potrebbe essere vera, forse no, molti non la prenderanno sul serio, no? Quindi è anche responsabilità nostra, che noi pretendiamo da parte dei giornalisti che ci dicano cose già certe, già sicure, ora, subito, mentre dovremmo essere noi per primi a fare il contrario. Quindi vedere quando magari arriva un titolo come ecco sì, questa è la spiegazione finale, essere un po' scettici e aspettare che il decorre della scienza faccia il suo tempo. E sì, questo. Per il resto, grazie di cuore in realtà a Giacomo che mi ha fatto compagnia per un'ora intera, ora lascio andare anche a mangiare, quindi grazie di cuore di essere rimasto per tutto questo tempo. Tra l'altro, il prossimo ospite tu lo conosci anche, perché sarà Zoo Sparkle che arriverà. Ah, Willy. Sì, arriva Willy. A che ora arriva? A luna. E ho intenzione di chiedergli, te lo anticipo, ho intenzione di chiedergli delle scimmie impazzite in Thailandia, che è meraviglioso, per i turisti, no, che mancano, poi anche questo è venuto fuori. No, invece, sai cosa? Sì, sì, sì.
anzi, oltre a questa cosa delle scimmie, che dopo vabbè non gliela spoileriamo, ma sarebbe curioso di capire se succede qualcosa del genere anche in Italia, cioè non con le scimmie ovviamente, perché purtroppo non abbiamo i macachi in Italia. I piccioni, dici? No, però dai, il fatto che tutta questa gente si stia comportando in modo molto diversa, cioè sì, tutti sì, noi sì, stiamo uscendo molto meno, sicuramente avrà un qualche effetto sugli animali, nel comportamento degli animali. Certo. Oggi vedevo un post su Facebook, poi bisogna vedere, che non mi ricordo in quale porto erano entrati i delfini, perché nessuna barca si muoveva e quindi sono entrati i delfini, ok? Che bello questo. Esatto, questo genere di cose mi aspetto che succedano nei prossimi giorni, cioè calando il disturbo entropico, cioè antropico. Il tropico non calerà, a meno che l'universo non stia per tornare indietro. Calando il disturbo antropico, sicuramente qualcosa lo vedremo, quindi certo, magari i lupi che si avvicinano alle città, cose del genere. Immagino gli animali che guardano dalla finestra, uno che dalla finestra della foresta, uno che dice: oh, mi sa che sono morti tutti. È andata, torniamo, faccio l'arme, no, tornate via. I gatti che iniziano a invadere le città, non lo so. I gatti, sì, ma guarda, banalmente, anche perché poi dopo noi ci occupiamo di solito di cose che sguisciano, si muovono pelose o fanno cose, eccetera, ma c'è tutto il mondo della flora che per me è super affascinante. Ho sempre avuto un po' una cotta per la parte della botanica, perché le piante riescono a fare delle cose straordinarie mentre non le notiamo, no? Quindi rimangono sullo sfondo e sono disperse, per noi sono parte dello sfondo, mentre in realtà a livello anche proprio biologico fanno delle cose pazzesche e sono qui da molto molto più tempo di noi, animali intendo, cioè noi quando si vedete quei video dell'evoluzione, vedete i primi animali arrivano sulla terraferma, in realtà quando arrivano, prima di tutto dovrebbero esserci insetti già presenti che gli fanno sì alla buon'ora, cioè ci avete messo un bel po', grazie, benvenuti, venite voi. Che insetti c'erano già, ma più che altro le piante erano da molto più tempo ancora. Cioè dipende che per pianta, però, cioè sentite sì, sì, è vero, 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 diciamo, sì è vero, cioè, hai ragione, forme di vita vegetali. Beh, diciamo che in realtà diventa un po' difficile il confine esatto. Piante non pianta. Fiore o molte più o meno coincide il momento in cui arrivano insetti e piante, dicesi, più no, anche i primi vertebrati. Beh, però allora sì, è vero, dipende dal tipo di pianta. Iniziano a arrivare sulla Terra circa già intorno a 250-260 milioni di anni fa. Ma ok, ma io dicevo, guarda, io di cose paleo non ne so tantissimo, quindi piuttosto che però, quelli su questa sì, cosa. Sì, infatti stavo anticipando, e poi stasera vi anticipo già che c'è un'altra persona che tu conosci che arriverà verso le 11 di sera, che è Alessandro Tavecchio. Ah, Ale, che bello. Sì, e con lui ho intenzione di parlare della peste bubonica. Ah, bene. E delle grandi pandemie di peste che ci sono state, delle epidemie di più o meno, e del più recente che c'è stata, quella del 1800. Sì, della fine dell'Ottocento, perché spesso quando parliamo di peste bubonica ci ricordiamo magari il 300, ma ci siamo un po' scordati una delle peggiori, che è stata nell'Ottocento, e che secondo me è molto importante da ricordare, più che altro perché ha formato molto la scienza moderna e anche la medicina. Quindi quello è stato uno specie di schiaffo di risveglio molto grosso, okay. E ha mostrato anche molte delle vulnerabilità, no? Non solo della sanità come veniva pensata fino a quel punto, ma anche della interdipendenza tra gli stati al di là dei confini, ma anche della velocità con cui si poteva diffondere una malattia in un mondo nuovo così interdipendente come stava iniziando a crescere nell'Ottocento. Infatti, se non fosse stato per l'esplosione che c'è stato nell'Ottocento di popolazione e tutto il resto, sarebbe stato un discorso molto diverso, le malattie avrebbero fatto molto più fatica a spostarsi per tutto il globo così velocemente. Quindi sì, e comunque grazie di cuore ancora per essere stato qui, ti abbraccio da distanza di sicurezza. Dai, che quando finisce tutto ci troviamo il modo di organizzare qualcosa di persona. Sì, volentieri. Sì. Quindi rimani vivo. Anche tu rimani vivo, mi raccomando.
Beh, adesso no, va bene, non lo dico. Va bene, ciao ragazzi. Non, esatto, non dire niente. Come sempre, grazie di cuore, andate a seguire Entropy for Life sul suo canale e su Instagram con lo stesso nome. Sì, sì, tutto uguale. Su Instagram, sul stesso nome. Ragazzi, grazie ancora di cuore. Meravigliosi. Esatto.